Su questo non ci sono veramente dubbi, l'abbronzatura piace, è una pelle dorata dà un'idea di salute, fa sembrare il corpo più magro, più tonico. Qualcuno dice che non è più di tendenza, ma chi lo sa, in realtà molti ancora non riescono a rinunciare all'abbronzatura, ovviamente con attenzione, proteggendosi sempre, perché lo sappiamo, i raggi solari sono un fattore di rischio per i tumori della pelle, oltre ovviamente a favorire l'invecchiamento e soprattutto senza dimenticare le scottature, che non è che vanno via così, restano nel tempo, eritemi, dermatiti, insomma la domanda è sempre la stessa ogni volta che arriva l'estate: il sole è veramente amico della pelle? Ne parliamo con Anna Carbone, buongiorno, benvenuta, dermatologa. Grazie. Del San Gallicano IFO di Roma, e Tiziana Stallone, biologa, buongiorno. Nutrizionista Università di Tor Vergata di Roma, e perché quello che mangiamo ci aiuta veramente sempre. Dottoressa Carbone, allora, l'ho detto prima, c'è proprio la classica domanda quando arriva l'estate: il sole è amico della pelle o no? Per quanto mi riguarda è amico dell'umore, quando arriva il sole io sono felice, però bisogna stare attenti ovviamente. Quello è assolutamente vero, il sole è fondamentale, il sole è vita, è per noi esseri umani. La famosa vitamina D, quanto ci fa bene. Certo. È importantissimo infatti per l'umore, perché stimola la produzione di serotonina, che è proprio l'ormone dello stare bene. Serve anche per rilassare, per togliere l'ansia, per togliere lo stress, quindi sicuramente ha una funzione importante. E poi la vitamina D è essenziale, anche perché l'80-90% di vitamina D viene prodotta proprio dall'interazione della luce solare con la pelle. Esatto. Perché gli alimenti non sempre sono molto ricchi di vitamina D, sono solo alcuni alimenti, quindi la dieta di solito è povera, quindi importante esporsi per la vitamina D, in quanto è fondamentale per il metabolismo. Però del cancro e del fosforo. Esporsi con cautela. Esporsi, quello è assolutamente importantissimo tenerlo sempre presente. Il sole fa bene, ma se preso con la giusta cautela, con le giuste attenzioni. E quali sono queste attenzioni? Perché adesso è partita anche una campagna di sensibilizzazione del Ministero della Salute, proprio per cercare di sottolineare ancora una volta e ancora di più l'importanza di prendere il sole, però con attenzione. Assolutamente, il nostro istituto, l'Istituto Dermatologico San Gallicano di Roma, è uno degli IRCS che ha sempre collaborato con il Ministero della Salute proprio per dare importanza al messaggio della prevenzione, dell'educazione e della sensibilizzazione. In questo caso è proprio proteggi sempre la tua pelle. Questo è il concetto fondamentale, quindi bisogna educare le persone all'importanza della protezione, perché tutti quanti noi, come lei diceva all'inizio, vogliono essere abbronzati, perché l'abbronzatura dà quel colore di salute, dà quell'aspetto migliore, uno non si deve truccare. Sembra di stare meglio, di essere più, di stare proprio in condizioni di salute migliore, invece di essere pallido, abbronzato. Però in realtà noi dobbiamo fare molta attenzione, perché il sole è la principale causa di fotoinvecchiamento, quindi di invecchiamento cutaneo, perché noi pensiamo sempre ai tumori cutanei, eccetera, anche l'invecchiamento cutaneo. Perché quando si parla di invecchiamento dobbiamo pensare sì alla normale senescenza, quindi il chrono aging, ma il photo aging, cioè l'invecchiamento dovuto al sole, è fondamentale. Ok, ma quindi lo possiamo prendere o no questo sole, dottoressa? Allora, il sole va preso evitando le ore centrali della giornata, quindi 11:30, mezzogiorno, 16:17 dovrebbero essere proprio le fasce orarie in cui non esporsi, e comunque esporsi sempre o con mezzi fisici. Quindi cappello, occhiali, indumenti, ci sono anche degli indumenti particolari che negli ultimi anni stanno sempre avendo più importanza, che sono quelli con il fattore di protezione UPF, cioè fattore di protezione contro gli UV. Quindi già un fattore 30 è importante, e 50 è eccellente. E poi non dimentichiamo le creme, la fotoprotezione con le creme solari. Bene. Quindi un fattore di protezione alto, quindi mai inferiore a 30, quindi 30 o 50. E mettersi la crema anche quando si esce la mattina in città. Bravissimo. Non pensare che è una cosa soltanto del mare, quando si va in spiaggia. Il problema è proprio quello: le persone devono considerare che il sole è sole, lo prendiamo uscendo di casa, lo prendiamo nella vita quotidiana, non è il sole che prendiamo solo sul lettino al mare, ma è proprio andiamo a fare una passeggiata, andiamo al lago, andiamo a pranzo fuori, quello è sole, bisogna proteggersi, e nella vita quotidiana anche quando si esce, anche in macchina,
dal vetro passano gli UVA, quindi sarebbe importante comunque perché poi lo dobbiamo dire che anche con la protezione solare comunque la nostra pelle acquista un colorito assolutamente più sano, meno pallido rispetto all'inverno. Perché consideri che non c'è una protezione totale, non esiste. Esatto. Anche la 50, ora ce ne sono tante che dicono 100, 100. Ma in realtà non esiste. Una protezione totale non esiste, tra 50 e 100 la differenza è proprio minima. Però ci proteggono dalle cose cattive del sole. Assolutamente sì, però bisogna anche saperla mettere, perché se uno ne mette pochissima, la mette all'inizio della giornata e sta esposto tutta la giornata, è come non essere protetti, perché va ripetuta ogni due ore e messa in abbondante quantità. Un lavoro pure quello della crema d'estate. Però dottoressa Stallone, non mi dica che pure in questo caso l'alimentazione ci può aiutare. Ci può aiutare. Pure in questo caso. Ci può aiutare e ci deve aiutare. La pelle va preparata al sole e bisogna avere un'alimentazione. Allora andiamo a vedere mirata il nostro tavolo, durante fantastico. Tutta l'estate. Allora, la premessa è potenziare le capacità rigenerative della pelle, aiutare a riparare i danni del sole e scegliere degli alimenti funzionali. Prima di esporsi al sole. Prima di esporsi al sole, da due mesi prima dell'esposizione e poi durante l'esposizione. Ecco, ad esempio, qui vedo quest'aranciato, no? Tutti dicono le carote, l'arancione, non solo le carote, perché di aranciato ci sono le albicocche, oppure c'è il rosso e l'icopene. Vero, qui ci sono i carotenoidi, in particolar modo il carotene, beta-carotene, cosa fa? E si va a depositare nello strato più profondo dell'epidermide, dando poi quella colorazione aranciata, e di fatto funziona come filtro. Quindi riesce a porre una barriera tra i raggi ultravioletti e i tessuti sottostanti e quindi aiuta appunto a evitare quindi i danni. Mantenendo l'alimentazione corretta, mangiando frutta e verdura, nel tempo la nostra pelle in qualche modo sviluppa un'autoprotezione, no? Il nostro sistema, il nostro organismo. Un'autoprotezione e soprattutto delle capacità rigenerative. Okay. Il sole può essere un'opportunità per noi, abbiamo visto la vitamina D, e quindi una pelle che si ricambia in maniera rapida è una pelle più sana. Però tante volte anche d'estate, non so, un aperitivo, una merendina, un bicchiere di vino, ecco, vedo là lo zucchero, i dolcetti, gli insaccati, come facciamo se ci viene voglia di queste cose? Come facciamo? Diciamo che qui c'è un concentrato di tutto quello che crea un danno alla pelle. La prima cosa, i picchi di zuccheri. I picchi di zuccheri generano un'infiammazione cutanea che poi favorisce ad esempio gli eritemi, il sale dei formaggi, una disidratazione quando è importantissima una pelle idratata, e grassi poi di bassa qualità. Però attenzione, tornando alla rigenerazione, pensiamo, e qui ci sono tutti questi agrumi di cui ad esempio solo in un limone spremuto c'è la quantità di vitamina C necessaria per la giornata, c'è la possibilità di dare un booster, possiamo dire, quindi una facilitazione alla sintesi di collagene. La vitamina C favorisce il ricambio del collagene perché aiuta ad attivare alcuni amminoacidi costituenti del collagene. Quindi tutti i giorni dovremmo bere il succo di un limone? Non solo di un limone, perché il fabbisogno di vitamina C, soprattutto quando si fuma, aumenta. Quindi il minimo è 80 mg un limone, il fabbisogno in estate può essere anche di 200 mg, e quindi kiwi, e quindi verdura cruda, come ad esempio. In estate bisogna aumentare. Sì, bisogna aumentare. Benissimo. Allora, poi sicuramente bere molta acqua aiuta e fa bene, come sempre, diciamolo, ricordiamolo in questo periodo, non bere soltanto quando si ha sete. Però, dottoressa Carbone, per quanto riguarda l'acqua, noi ci mettiamo la crema, ci spalmiamo la crema solare, la protezione, e poi magari siamo in acqua per tanto tempo. In quel caso dobbiamo stare più attenti, dobbiamo coprirci di più, come funziona? Soprattutto i bambini poi. Allora, i bambini è un discorso a parte, perché i bambini proprio dovrebbero essere protetti sempre, il più possibile, anche perché dobbiamo ricordare
che le scottature che noi prendiamo nell'infanzia si sommano, quindi non è che si scotta il bambino, poi passa il rossore e tutto ritorna nella norma, no, sono danni che le nostre cellule ricordano e ricordano per tutta la nostra vita e si assommano, è per questo che i bambini proprio massima protezione, quindi quello evitare sicuramente le ore più assolate, tenere coperti il più possibile, cappello, maglietta. Quando facciamo il bagno, naturalmente il bambino deve essere anche libero, però ricordarsi sempre di mettere la protezione quando si esce dall'acqua, di ripeterla spesso. Di ripeterla spesso. E poi lei ha portato, vedo lì, uno strumento che non è una telecamerina per riprendere le nostre vacanze, ma esattamente che cos'è? Perché la nostra pelle è tante cose e durante tutto l'anno. Allora, questo è uno strumento manuale, si chiama il dermatoscopio, quindi è semplicissimo e serve proprio per fare screening, quindi questo è lo strumento idoneo per poter verificare tutti i nesi della nostra pelle, si chiama proprio dermatoscopio ed è una tecnica che ha iniziato ad avere sempre più importanza verso la fine degli anni 80. Ed è fondamentale perché noi grazie a questo riusciamo a vedere colori e strutture della pelle non altrimenti visibili. Quindi questo ci consente di vedere tutte le lesioni della pelle, anche quelle che clinicamente non hanno nessuna importanza e poi magari vedendole con queste ci si apre proprio come un altro mondo. Lo vogliamo provare? Certo, assolutamente. Lo vuole provare su di me? Sì. Ah, ok, perfetto. Ha un neo? Beh, ce n'ho uno molto visibile. Ok. Qui, facciamo così. Ecco qua. Allora, questo per esempio è un neo di quelli detti papillomatosi, quelli tranquilli che possono essere non belli esteticamente, ma assolutamente buoni da un punto di vista oncologico. Non. Io sono molto affezionata a questo neo, lo controllo sempre. Ma fa bene, ma se lo può tenere tranquillamente, quindi quello non rappresenta un pericolo. Senta, dottoressa, ogni quanto ci dobbiamo controllare i nei? La prevenzione è importantissima perché non bisogna parlare delle cose solo nel momento in cui capitano, ma bisogna prevenire. Quindi è fondamentale. Ogni anno ognuno di noi dovrebbe fare un controllo, anche perché dobbiamo ricordarci che il melanoma insorge nella maggior parte dei casi ex novo, cioè su cute dove non ci sono nei insorge una macchia, una lesione, e quello può essere un melanoma. Ci sono persone che invece si devono controllare più spesso. Assolutamente, persone che hanno un fototipo più a rischio, persone che hanno già tolto un melanoma, persone che hanno nevi multipli displastici, cioè quelli atipici, quelli che hanno una familiarità per melanoma. Quindi quelli sono i soggetti sicuramente che devono fare controlli più ravvicinati, delle volte anche 4-6 mesi. Io porto anche i miei figli a fare controlli, è giusto? A che età si inizia? Quando assolutamente dobbiamo iniziare sì, a pensarci? È giusto. Dall'adolescenza è sempre bene trattare come un adulto. All'inizio è il pediatra che più che altro ci consiglia se c'è un neo da far controllare o meno. Poi nei bambini sono frequenti i nei congeniti, che vanno comunque controllati. I nei congeniti sono quelli presenti sin dalla nascita e vanno controllati perché comunque poi si è visto che può insorgere nel corso del tempo un melanoma su nevo congenito. Come mai sono cambiate così tanto le nostre abitudini? Cioè io ricordo quando io ero bambina, non che avessi dei genitori poco attenti a me, ma non c'era tanto questa mentalità, no, della crema ultra protettiva, quello che poi noi facciamo oggi con i nostri figli. Perché in realtà non se ne parlava, ma anche adesso il problema della protezione, il problema del sole, il problema dei tumori cutanei, del melanoma e di altri tumori, non è molto conosciuto. Perché ancora adesso vengono persone e dicono, ma perché un neo può creare problemi? Purtroppo sì. L'unico modo per evitare che quel neo crei problemi è fare prevenzione, come diceva lei, quindi controllarsi e verificare che sul proprio corpo non ci siano nevi atipici da tenere sotto controllo. Grazie dottoressa Carbone, quindi controllo, prevenzione, cura attraverso l'alimentazione, ricordiamoci di mangiare in modo sano, di bere tanta acqua in questi giorni di caldo. Grazie dottoressa Stallone, insomma, per i suoi preziosi consigli e anche delle cose che impariamo ogni volta.